Cioè lui ha deciso che Michele Di Cambio va poi a piano di zona, decide, lui pensa di essere uno dallo Spirito Santo. Questo purtroppo non è politica. Non è ancora tempo di sotterrare l'ascia di guerra. Il sindaco di Sala Consilina, comune estromesso al momento dagli organi comprensoriali, accusa che dietro le nomine in comunità montana ci siano scelte personali che spiegherebbero anche la loro condivisione da parte del centrodestra valdianese all'opposizione a Sala. Nessuna decisione dunque imposta dal PD. Il Partito Democratico a livello provinciale aveva chiesto il rinvio. Ha mandato un messaggio all'onorevole Pellegrino, che io ho letto in assemblea, dicendo che era completamente in disaccordo con l'operato della comunità montana. Però questo è stato un colpo di mano fare l'assemblea il 12 agosto. La decisione è stata presa da Vittorio Esposito e qualche servo sciocco intorno a lui, qualche servo sciocco del potere, perché è solo questione di potere. Lui ha convinto gli altri sindaci, forse sicuramente in buona fede, perché sono persone per bene, quindi sicuramente in buona fede, che era la linea, era l'appoggio del Partito Democratico provinciale e regionale. Il messaggio che ho letto in assise consiliare da Vera è tutt'altro, quindi lui è una linea sua personale, non è la linea del partito. Per Cartolano, allora, il capogruppo in Consiglio regionale di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, non ha alcuna responsabilità, avrebbe solo chiesto la riconferma degli assessori precedenti e non l'esclusione di Sala. E per provarlo, il sindaco fa sapere che quanto accaduto nel Vallo di Diano avrà ripercussioni ulteriori con un allontanamento di Italia Viva dalla coalizione di centrosinistra. Tommaso Pellegrino stamattina mi ha scritto, ha chiesto un incontro chiarificatore con il governatore perché noi mettiamo in discussione l'appartenenza al centro-sinistra, ma non solo a livello locale, anche a livello regionale. Un appuntamento con il governatore per definire la compagine da qui alle elezioni regionali, qual è il ruolo di Italia Viva all'interno della coalizione del centro-sinistra. Metto in discussione l'appartenenza allo schieramento di centro-sinistra. Sala è ora pronta a dare battaglia e a far sentire il proprio peso agli altri comuni, lasciando però uno spiraglio aperto. Ho chiuso i rapporti con tutti i sindaci, quindi da oggi arriveranno le revoche di tutti i dipendenti che noi abbiamo prestato per far sì che, per aiutare i comuni del Vallo di Diano ad andare avanti, e quindi revocherò tutte le convenzioni che abbiamo con i comuni. Oggi partirà la mia disposizione, quindi ritiro tutti i dipendenti nei comuni Sant'Arsenio, Monte San Giacomo, Casalbuono, torneranno, non avranno più convenzioni. Farò una disposizione interna dove non parteciperemo al centrale unico di committenza, quindi le gare d'appalto li faremo noi, non approveremo la convenzione con la comunità montana. Uscendo fuori dagli organi, da tutti questi organi, Sala Consilina risparmia sui 200-300 mila euro, e questo mi consentiranno di abbassare ulteriormente le tasse a Sala Consilina. Quindi mi ha fatto un piacere. Ci sarà un rapporto meramente istituzionale, sarò all'opposizione, saremo all'opposizione, come abbiamo fatto in Consiglio Comunale per 5 anni, lo farò anche alla Comunità Montana. Io sono pronto a tendere la mano qualora ci siano le scuse e la chiarezza, quindi si ricompone il quadro del centro-sinistra con chiarezza. Io sono pronto a sedermi.